È il 7 maggio 2017. Emmanuel Macron sconfigge al ballottaggio la leader dell'ultradestra Marine Le Pen e diventa presidente della Repubblica francese. Ex banchiere laureato a Lena, leader del neonato En Marche, né di destra né di sinistra, Macron viene considerato dai sostenitori l'uomo della speranza, dai detrattori il presidente dei ricchi arrivato al potere con l'appoggio dei poteri forti della finanza. Il nostro compito è immenso e ci richiederà di costruire a partire da domani una vera maggioranza, una maggioranza forte, una maggioranza per il cambiamento. È ciò a cui aspira il Paese, è quello che il Paese merita. Cambiamento, novità è ciò che vogliono i francesi quando scelgono il presidente col volto da ragazzino, appena 39enne ma deciso a fare riforme importanti che non tarderà ad avviare. Il tema principale delle elezioni francesi dello scorso anno è stato il rapporto dei francesi con i loro leader politici e ciò che è emerso è che volevano qualcosa di nuovo, nuove idee e Emmanuel Macron era nel posto giusto, al momento giusto. Europeista convinto, Macron promette tagli di posti nel pubblico, alleggerimento delle tasse sul capitale e meno tasse per le imprese. Vuole fare tutto in fretta, è salito al potere e ha immediatamente annunciato quello che stava per fare su più fronti e tutto allo stesso tempo. E sta spingendo, per chi penso che si renda conto, che ha una finestra di opportunità in questa fase iniziale del suo mandato, che può davvero iniziare queste riforme contemporaneamente e che si spera portino risultati verso la fine del suo mandato. Ma oggi, dopo l'approvazione per decreto della legge sul lavoro, in scontro frontale con il maggiore sindacato e con il paese bloccato da proteste e scioperi, Macron è inviso a circa il 60% dei francesi, in caduta libera tra i pensionati, tra gli abitanti delle zone rurali e delle periferie. Mentre il presidente Emmanuel Macron è in difficoltà in casa, a livello internazionale sembra essere sulla buona strada per portare la Francia sulla scena mondiale. Brexit, Siria, l'accordo nucleare iraniano e persino la guerra nello Yemen. Non ci sono argomenti caldi davanti ai quali il presidente francese si tira indietro. È a suo agio nel presentare le idee della Francia e si rallegra di essere percepito come il nuovo leader del mondo libero. The free world.